Buonasera, vi leggiamo ora i programmi TV scelti per voi da un'attenta giuria composta solo da lemuri del Madagascar. Su Rai 3 alle 21.05 il film Milk. Vi consigliamo di vedere il film intero, ma anche parzialmente scremato, non è male. Su Canale 5 alle ore 23.30 il film Tutte le donne della mia vita. Il protagonista è Luca Zingaretti, dura 2 ore. Se fosse Matteo Bordone sarebbe un cortometraggio. Sulla 7 questa notte Omnibus. Si informano i telespettatori che a causa delle impervie condizioni delle strade, Omnibus stasera transiterà con un ritardo stimato di 40 minuti. Ma prima G-Day, il programma TV la cui pagina Facebook ha più fan di quella della Pellagra. Stay tuned. Buonasera, buonasera e benvenuti a G-Venerday. Allora, questa sera parleremo di un format TV innovativo basato su odi, omicidi, amori, tradimenti, passioni infuocate. No, non sto parlando di Porta a Porta, ma di un quiz sulla Bibbia. Ne discutiamo con un uomo che ha diretto film, fiction, cartoni, spot, spettacoli teatrali, ma non sperateci, forse neanche lui riuscirà a mettere un po' di ordine qui dentro. È Maurizio Richetti! Ciao Maurizio, pubblico, salutate Maurizio. Maurizio, veramente io sono felice e orgogliosa di averti qua, sei uno dei miei idoli. Che cosa hai in mente di fare durante la puntata per confermare l'idea che mi sono fatta in tutti questi anni di te? Io, guarda, cercherò di stare più buono e bravo in questo frigor calducino, perché visto il freddo che fa fuori ho accettato volentieri di nascondermi. Ci siamo adeguati noi altri. Allora, nella tua carriera, caro Maurizio, tu hai raccontato storie bellissime, piene di invenzioni fantastiche, ma la tua vita vera come sarà? Ci saranno anche là dei piccoli personaggi buffi che sbucano qui e lì come nei tuoi film e nei cassetti della biancheria di Matteo Bordone? Lo scopriamo. Lo scopriamo subito leggendo la tua biografia in 10 righe. Vado, Mauri. Bene. Nasce a Milano nel 1948, ma fino al 1963 non dice una parola perché decide subito di fare il mimo a tempo pieno. Da giovane frequenta il piccolo teatro, quest'ultimo ne uscirà ulteriormente ridimensionato. Nell'85 ha condotto con successo Pista, il programma preferito dall'Apo il Can. Regista cinematografico, attore fantasioso, è stato giurato a Berlino, giurato a Cannes, ma non è riuscito a far ridere come giurato Luca. Ha diretto a teatro Antonella Elia. Davvero? E infatti questa è la faccia che fa quando ricorda quell'esperienza. Nello spettacolo La Verità, ma nonostante il titolo non ha avuto il coraggio di dirgliela. In carriera ha collezionato numerosi premi e riconoscimenti, ma nell'ambiente tutti lo ricordano sempre come quel tizio coi baffi assurdi. Ha diretto il film Il B e il Ba, pellicola che tutti ricordiamo per la celebre colonna sonora B.A. B.E. B.A.B.E. B.E.I. B.A.B.E.B.I. B.E.O. B.A.B.E.B.O. B.E.U. B.U.B.A.B.E.B.I. B.O.B.U. Tutti insieme. Maurizio, che vita interessante. Adesso però allaccio le cinture perché stiamo per passare dal tuo mondo flautato allo spericolato rally dell'attualità. Scopriamo cosa è successo oggi con il sommario, i vostri titoli. Benvenga a Cardia Finanza, Vigili Urbani, quelli delle entrate, tutti. Benvenga a Cardia Finanza, Vigili Urbani e quelli delle entrate, tutti. Il mondo è stato creato da una donna, quindi la faccenda della costola è l'inverso. Il mondo è stato creato da una donna, quindi la faccenda della costola è l'inverso. La MERS pensa per la sua Germania. La MERS pensa per la sua Germania. Se devi fare un gatto, devi essere un gatto, devi sentirti un gatto. Se devi fare un gatto, devi essere un gatto, devi sentirti un gatto. Io vado a gas. Io vado a gas. Caro amico, noi apprezziamo ogni battaglia ecologista, ma tu forse ti sei un po' fatto prendere la mano. Speriamo non sia un problema di alimentazione energetica, ma non solo. Maurizio, quale tra questi titoli ti ha fatto arricciare il baffo? Ma devo dire, quel Io vado a gas che vedo come ultimo titolo fa meditare. Sì, diciamo è il manifesto del nuovo modo di vivere l'ecologia.
è il risparmio energetico. Questo uomo fa del bene al pianeta, certamente non a noi. Adesso do subito la parola a un uomo che imita benissimo a livello proprio anche intellettuale a volte i sassi da fiume, Matteo Bordone. Guarda che è molto invidiabile come condizione, dovete fare più casino, è una condizione che per esempio in Giappone dovete fare più casino, ma che il pubblico credi? Dalla mia, e il pubblico è dalla mia, perché Anastasia, c'è questa, siamo alla pari, no? Se lo dici tu si sentono più tirate dei reggiseni, degli oggetti, i capelli, delle fasce renali, tirate dei reggiseni, degli oggetti in America la Sacra Bibbia sarà protagonista di un quiz. Gli autori del celebre Chi vuole essere milionario è un quiz che nella versione cinematografica e indiana ha anche vinto un Oscar con The Millionaire. Beh, stanno sperimentando un altro gioco a premi il cui tema principale sarà il testo sacro del cristianesimo e anche per un pezzo dell'ebraismo. Lo show si intitolerà The American Bible Challenge, la sfida americana della Bibbia. I partecipanti gareggeranno per finanziare progetti della comunità ecclesiastica. Ma che curioso progetto! Allora, il regolamento pare somigli molto a quello del vecchio milionario, solo che forse invece dell'aiuto da casa, cioè l'aiuto da chiesa, invece delle vallette ci sono i chierichetti. Chi vince secondo me vince tutto, ma chi sbaglia rischia grosso, perché il programma è stato già sperimentato in Turchia e guardate com'è andata a chi non ha saputo la risposta. Hangi hastalık adını onu bulan kişinin soyadından almıştır? B. Kolera son karar. Lo so cosa state pensando. Non è molto diverso da quello che capita ad alcuni mariti quando tornano a casa senza il regalo dell'anniversario, senza aver notato che la moglie si è tagliata i capelli. Però su questo tema, quello del quiz dedicato alla Bibbia, voi amici da casa, voi fan di G-Day o di Gesù, vi siete già espressi votando alla nostra gran domandissima di oggi, che era questa. Negli Stati Uniti sta per partire un quiz sulla Bibbia. Secondo lei come si chiameranno le soubrette del programma? Le letterine ai corinzi o le orsoline? A custodire il risultato della gran domandissima, un uomo che scoraggerebbe una legione di esorcisti. Orsoline era una buona ipotesi, ha preso il 43%, ma era impareggiabile, personalmente anch'io propendevo per quella. Letterine ai corinzi, scusate, ho troppa frequentazione di quella vera della chiesa, e 57% per le letterine ai corinzi si sono espressi sul nostro sito e questo è il responso. Per aver sbagliato dovrei dire 10 Ave Maria in ginocchio sui ceci, proprio questo tema. Maurizio, hai visto, allora, il risultato è già acquisito, però non la tua opinione sull'argomento. Allora, tu che hai condotto Quo Vadis, di quel periodo storico te ne intendi, cosa pensi di questo tema, come avresti votato? Ma qui anch'io forse avrei propeso per le letterine ai corinzi. Ai tempi di Quo Vadis avevo le Sabine, era logico. Tu eri avveneristico già ai tempi. Vogliamo ricordare chi erano le tue Sabine? Non ricordo il nome, però mi ricordo che servivano molto a ravvivare lo spettacolo. Ravvivare lo spettacolo? Hai fatto un gesto così? Erano seminude? No. Era uno spettacolo assolutamente decoroso. Posato, sì, come siamo noi un po'. Allora, però C'era il roditore? Il roditore? Il ratto delle Sabine? Non ho potuto fare a meno di farlo, scusate, non ho potuto fare a meno. Io ho pensato per un attimo che il roditore fosse un personaggio tipo il cangurotto di Quo Vadis, no, che mi era sfuggito. Ogni 50 puntate devo farne una terribile. Ecco, ma ne hai fatto due di seguito, quindi per le prossime 100 sei a posto. Allora, però, per toccare temi così delicati come la religione e soprattutto i quiz a premi, non basta questo fantastico regista fiabesco, serve anche un opinionista in punta di fioretto, grande campionessa, ma anche grande ospite di oggi, Margherita Granbassi. Ciao Geppi, ciao a tutti. Ciao Marghe, allora cosa ne pensi di questo quiz sulla Bibbia che sta per partire in America? Lo guarderesti? Beh, sì, lo guarderei anche per imparare magari qualcosa, perché ormai i tempi del catechismo sono passati, per cui potrebbero così ritornarmi alla mente po' di cosine. Vediamo subito se sei pronta per diventare un eventuale concorrente a quel gioco, perché noi anticipiamo i tempi americani, anticipiamo tutto, perché il quiz sulla Bibbia lo facciamo qui. Allora, cari Maurizio, cara Margherita, siete il primo
uomo e la prima donna a partecipare a questo gioco. Siete i nostri Adamo ed Eva e il nostro consueto gioco Chi vuole essere missionario? Ecco, magari la sigla un po' più allegra. Questa era proprio da funerale più che da cerimonia, anche magari più allegra, alcune che si fanno in chiesa. Ma... sai quel cristianesimo gioioso sudamericano dove non c'è... Certo, perché in chiesa il meneito ci sta sempre bene. Non si è mai detto no a un meneito in chiesa. Allora, iniziamo con la prova. Adesso vi dirò il nome di quattro star. Una sola di queste ha interpretato il ruolo di Maria. Maria, lo sapete, chi è? Si è proprio dimenticata tutto, Margherita? No, Maria ce l'ho, Maria, me la ricordo. Madre di Gesù, bambino. Allora, questa donna, questa attrice, solo una di queste ha interpretato il ruolo di Maria in una serie TV canadese. Voi dovete dirmi qual è, aspettate le quattro opzioni, poi prenotatevi come credete. Queste sono le quattro attrici: Salma Hayek, Pamela Anderson, Angelina Jolie e Beppe Fiorello, che sta bene dappertutto. Allora Maurizio, quale tra queste quattro... Salma Hayek. Salma Hayek, questa è la risposta di Maurizio, la risposta sbagliata. Margherita? Secondo me Angelina Jolie, perché c'ha questo nome angelico, quindi... Bene, guarda, lei. Hai fatto un ragionamento che sarebbe proprio in piedi anche sull'olio, ma purtroppo ti sei sbagliata, perché a interpretare la Madonna è stata Pamela Anderson. E chiediamo scusa alla Madonna, che sicuramente ci segue in qualche modo. Quindi niente, nulla di fatto, passiamo con la prossima prova. Dovrete indovinare quanto costa un rosario elettronico nel discount di articoli religiosi che hanno appena aperto qui, inaugurato qui fuori in Viale Padova. Allora prendete le lavagnette di cui vi abbiamo muniti e scrivete il vostro prezzo, fate il vostro prezzo, cari amici. Scrivetelo col gessetto, spezzatelo, perché se fate rumori vi denuncio. È un rosario elettronico è una cosa molto utile per farsi compagnia in certi momenti. Maurizio, gira la lavagnetta. 25 euro per Maurizio. Margherita? Ah, non si vede. Con l'inchiostro simpatico l'ha scritto. Che gesto. Aspetta, lo ripasso. Ma meno male che quel braccino dovresti avere un po' di forza. E pigia. Dai, Marghe. Si vede? Ma non è che... Allora, scrivi ma... 9,99, cosa sei? Alla Lidl? 9,99. Vabbè, comunque questa è la tua intuizione. Vediamo alla controprova quanto costa un rosario elettronico qua fuori. Oggi un rosario elettronico costa 39,50 euro. Il rosario, Vangelo insegnere. Poi non so perché va il rumore di uccellini. Quindi, per approssimazione, come che il prezzo è giusto, questa manche va a Maurizio Nichetti, che non ha mai comprato un rosario elettronico, immagino. No, infatti ho sbagliato, però ero prima degli ultimi aumenti. Certo, perché anche qua la crisi si fa sentire in tutti i settori. Andiamo con la prossima prova, qua stiamo proprio nel campo della conoscenza biblica. Tutti sicuramente ricordano la celebre frase col paradosso del cammello che passa nella cruna di un ago. Si tratta però di un errore di traduzione. Che cosa passava realmente nella cruna dell'ago nei testi sacri? Due cammelli, un dromedario, una corda o l'ex ministro Rotondi? La sua simpatia contagiosa mostrata qua due giorni fa. Rispondete, prenotatevi. Margherita? Due cammelli. Lei si prenota salutando. Due cammelli, ha sbagliato Margherita, vai Maurizio. Una corda. Una corda, bravo Maurizio. Allora siamo 2-0, Margherita, però ti puoi ancora rifare, perché adesso passiamo alla prova successiva, una prova molto delicata che verte insomma sui 10 comandamenti, che non sono come i 7 nani o i 5 cereali, che nessuno se li ricorda mai, spero di no. Spero che dovremmo saperli tutti e voi li ricordiate. Allora, vero cari, vediamo. Adesso, prima però di vedere quanto siete ferrati sul settore 10 comandamenti, chiamiamo il nostro specialissimo notaio salvato dalle acque. Mi chiedo ora chi ci salvi da lui. Matteo Mosè Bordone. Buonasera. La conduttrice spesso mi rimprovera per il mio ateismo, ma vorrei far notare che la produzione per fare il bastone di Mosè ha usato un bastone delle tende.
tra l'altro. Eccoci qua. Portato via da casa Schiavone. Che è adesso... capitato di fare le tavole anche in marmo, ma sono degli ingrati, le spaccano. È già successo, quindi adesso le faccio in polistirolo. Allora, io ti chiederei cortesemente, innanzitutto non riesco a capire perché Matteo Bordone in questa veste sembra un ricordo di Beautiful. Bello scherzo. Sembra quando Ridge. Hai visto? Quando Ridge ricorda la morte di Caroline. Allora, questo è un gioco così di rimbalzo. Dovrete dire ognuno un comandamento. Matteo verifica la corrispondenza. Il primo che rimane senza niente da dire, come nella vita, ha perso. Allora, comincia. Maurizio, diamo la prima parola a Lady Oscar. Vai, Marghe. Non uccidere. Onora il padre e la madre. Marghe. Non commettere atti impuri. Cioè, no, non rubare. Non rubare. Ci siamo. non nominare il nome di Dio in vano. Brava. Ama il prossimo tuo come te stesso. No. Aiuto. Non c'è. Ama il prossimo tuo come te stesso, l'ha detto un giorno Gesù al bar, forse, ma non... Era l'undicesimo. Era là. Stava bevendo del sidro e ha detto questa frase. Sì, è un po' il Bignami del resto, però non vale, insomma, qui noi vogliamo il testo. Quindi, vabbè, in questo momento tocca di nuovo a Margherita, se dici qualcosa hai vinto, se no hai perso. Non desiderare la donna d'altri. Questo c'era. E allora... Le vogliamo ricordare quali abbiamo dimenticato? Uno che in Italia dovrebbero farsi scolpire in testa in molti, non dire falsa testimonianza, non desiderare la roba ad altri a meno che non siano borse stupende, in questo caso potete. Non è roba mia, ma direi che il primo è abbastanza Vi siete importante, dimenticati? Non avrai... Il dettaglio non uccidere, non avrai altro Dio all'infuori di me e non nominare il nome di Dio in vano. Questi erano quelli che non sono stati nominati, però questa Magi se l'ha giudicata la principessa Zaffiro, brava Margherita. Quindi la gara si risolve in un 2-1. Matteo ancora vestito così un po'. Mi hanno detto che non mi posso cambiare, credo, perché l'insieme è un po' ridicolo, credo. Per questione di tempo, quindi Matteo vi consegna il premio, ti consegnerà il premio, il classico, il frutto proibito, che anche questo è un esperimento genetico perché mi sembra un mandarino da cui è spuntata stranamente una mela. Questa sarà tua, cara Margherita. Quando ci sono io si può fare tutto. Un quiz entusiasmante, anche se forse a vedere anche Matteo vestito così, vengono alla mente tutti gli abiti sacri indossati nella TV italiana di recente, negli show, nelle fiction, magari vi hanno stancato tra Don Matteo, Don Luca, Tredicesimo Apostolo e quant'altro. Allora, siamo venuti a chiedervi come la pensate sul tema preti in TV. Poi però vi abbiamo fatto un piccolo scherzo da prete, naturalmente, ovviamente torna Don Fullin. Crede che ci siano troppi preti in TV? Direi. Insomma, sta diventando quasi quasi un doppio lavoro per loro. Possiamo dire che questi preti fanno troppo spettacolo? Certo. Non sta diventando uno showman il prete? Io quelle cose non le vedo. Quando vedo così prende giro, perché a me mi piacciono dei film che vanno a buon fine. I preti stanno facendo troppo spettacolo. Perché lo fanno? È per guadagnare soldi, perché ne hanno pochi. I preti si devono fare il suo lavoro, diciamo, non in televisione, fuori, dove non vede nessuno quello che è in parrocchia. Esatto. Lo vorrebbe dire direttamente a loro? Ma non mi sembra che è vero. Non è vero. È vero. È vero? Allora vai in chiesa e fai il suo lavoro invece di andare in giro. Va bene, fratello, seguirò il vostro consiglio. Questo mi fa capire che non è vero. Eppure la voce è così naturale. Ringraziamo e salutiamo il nostro Alessandro Fullin, che devo dire che vestito da prete sembra un po' Keanu Reeves in Matrix e un po' Robin Williams in Mrs. Doubtfire. Maurizio, cosa ne hai pensato di questa interpretazione giocosa del nostro Alessandro Fullin come sacerdote? Ma l'interpretazione era molto simpatica, poi credo che la presenza dei preti in televisione non sia una delle cose peggiori che la nostra televisione, insomma.
Qual è la cosa peggiore della nostra televisione? Perché il tuo parere ci interessa. Qual è la cosa peggiore? Presenti esclusi. Mi preoccuperei di più della presenza dei politici in televisione, che è molto più pesante. Partito un applauso vero, e per sottolinearlo ne è partito poi anche uno finto. Non ti piacciono i politici in televisione? No, direi che quello che è stato detto per i preti che stessero in Parlamento a fare il loro lavoro forse darebbe più un senso allo stipendio che prendono. Parole sagge dette da un uomo saggio, ma voi amici da casa è arrivato il momento di dire voi cose sagge qui a noi. L'abbiamo parlato di religione, ma c'è un'espressione in antitesi col tema appena trattato che va per la maggiore: fare il diavolo a quattro. Voi cari amici avete mai fatto il diavolo a quattro per qualcosa? Miei cari demonietti, raccontatecelo chiamando questo numero 8 4 8 90 60 90, per parlarci di quella volta che avete fatto il diavolo a quattro. Rina da Firenze. Oh, ciao Getty. Oh, ciao Rina. Sei molto carina. Guarda, sono emozionata da morire. Da morire? No, sono emozionatissima. Ma perché? Siamo quattro amiche. Sai perché? Perché io ti vedo tutte le sere. Dimmi Rina quello che mi devi dire. Ascolta, mio marito, troppo in intimità con la segretaria, accese una sigaretta e gliela passò. Io, sai che feci? Ma arrabbiai da morire. E poi dissi a mio marito: sentevo la segretaria, ma guarda un po', quella è la porta. Ma scusa, ma tu cosa ne sapevi che lui dava le sigarette? Evidentemente accese. C'era della era una testimone diretta di è questa scena. È partita di aneddoto, Rina, senza nessun preambolo. Allora, Massimiliano da Vigevano. Ciao Getty. Ciao Massimiliano, dove sei? No, era a casa, dove sono? Guardo. A casa, alla fine del corridoio e la cornetta è all'inizio? No, mi senti bene? Ecco, sì. Adesso meglio, bravo Massi. Massi, quanti anni? Aspetta, ti devo dire che sei la donna più sexy della televisione italiana. È vero, altro che Marcuzzi, altro che... Vabbè, non, proprio lei dove citare, la mia amica. No, figurati, io apprezzo i deliri di uno in un corridoio. Allora, Massimiliano, quanti anni hai? 36. E cosa fai nella vita? Io, guarda, organizzo eventi e weekend per single. Non c'è niente da dire, no, è una cosa seria, niente bunga bunga, è una cosa carina, ma seria. Guarda, ma che volte che ci stava pensando, qua single Matteo te lo mandiamo. Voi come siete messi? Noi stiamo a posto, però Matteo forse ha bisogno. Ma io, insomma, rispetto alla prospettiva del corridoio direi che sono a posto. Matteo in trattative, diciamo. Tutti, ma tranne casi disperati, insomma. No, Margherita è fidanzata, Maurizio sei sposato, quindi no. Niente, successo a livello commerciale è ancora qua, però in mezzo al pubblico te ne mandiamo un paio. Allora, Massimiliano, raccontami di quella volta che hai fatto il diavolo a quattro. Guarda, facevo lo steward per un concerto in un castello, arrivano una decina di harleisti, motociclisti incazzati, che volevano entrare con tutte le moto. Incomincio a inveire come un matto, in dialetto, in napoletano: è possibile mai che questi stranieri vengano qua, pensano di poter fare tutto così com'è? Loro non hanno capito niente, ma alla fine non sono entrati. Quindi ce l'ho fatta. Vabbè, fare il diavolo a quattro con qualche sesso. Margherita, hai mai fatto il diavolo a quattro? Sì, recentemente ho fatto il diavolo a quattro per una stupidaggine, perché mi ero tagliata i capelli e li volevo assolutamente riavere lunghi. Mi sono pentita ovviamente in tempo reale, appena uscita dal parrucchiere, e quindi alla fine niente, ho fatto gli extension. Ma e meno male, ho avuto un diavolo bene. Per capello. E si è risolto tutto bene, Marg. Alla grande. Bene, quando metti l'energia in un progetto così importante come farsi ricrescere i capelli, fortunatamente si può risolvere. Ma cara Margherita, a parte questa passione che tu metti nel frequentare i parrucchieri, ci sono altre cose in cui metti passione decisamente più elevate. Io ti do gli indizi, tu me li metti insieme in una frase piena di significato. 2000 piazze, AIRC, sabato 4 febbraio, arance, contribuire. Vai Margherita. Esattamente, perché il sabato 4, come hai già detto tu, ci saranno le arance della salute, ovviamente è una iniziativa promossa da AIRC, e potrete trovarle nelle piazze principali della vostra città.
c'è stato soltanto un piccolo problema con la Lombardia e l'Emilia Romagna per cause, per il meteo sfavorevole, per cui sarà rimandata di una settimana, però mi raccomando, numerosi per aiutare la ricerca. Bravi, contribuite anche voi alla campagna AIR di sabato, il modo migliore per superare la nostra assenza. Grazie a Maurizio Nichetti, grazie davvero. Grazie, ciao. Margherita Gran Massi, Matteo Bardone, ci vediamo lunedì per un altro sognante GD. Ciao, buon weekend.